Esistono luoghi davvero unici, affascinanti, suggestivi. Luoghi dove le calamità naturali hanno creato scenari meravigliosi e singolari. Luoghi dove la stessa natura ha espresso il massimo delle sue potenzialità e non esiste confine tra mare e terra. Benvenuti a Nicolosi. Collocato sul versante meridionale del vulcano attivo, tra i più alti del mondo, Nicolosi è sicuramente uno dei luoghi più attraenti d'Europa ed è posizionato nel punto di più facile accesso ai crateri sommitali dell'Etna. Per la sua strategica e baricentrica posizione tra il mare ed il vulcano, rappresenta storicamente la porta dell'Etna. Si estende da una quota di oltre 700 metri sul livello del mare sino alla cima del cratere centrale a quota 3300 metri ed il suo clima è assolutamente influenzato dalla sua altitudine, con estati fresche ed inverni freddi. Il nome Nicolosi deriva dall'antico monastero di San Nicola l'Arena, le cui origini risalgono al 1154. Le prime notizie sul casale risalgono all'inizio del 1500, posizionato a circa 2 km a sud del monastero, lungo la vecchia strada Magna che si sviluppava da ovest ad est e da Adrano raggiungeva i territori di Aci. Dal 2005 l'antico monastero ristrutturato ospita la sede ufficiale dell'ente Parco dell'Etna. Nei secoli numerose sono state le eruzioni che hanno minacciato e distrutto il paese, sempre ricostruito grazie agli uomini che ne hanno fatto la storia. Uomini come Mario Gemellaro, uno dei figli più illustri della piccola comunità, vulcanologo insigne che promosse una serie di opere pubbliche e costruì il primo rifugio a quota 3000 metri. Lì ospitò illustri studiosi ed importanti viaggiatori. Mario Gemellaro, negli anni 30 del XIX secolo, fu giudice conciliatore nel comune di Nicolosi e nel 1837 realizzò, parte a sue spese e parte con l'aiuto dei nicolositi che a turno lavorarono un giorno ciascuno gratis, il tratto di strada che dalla piramide in pietra lavica posta accanto al cimitero di Nicolosi arrivava all'attuale altarino di Sant'Agata. Nel 1819 Nicolosi diviene comune autonomo ed oggi consta di oltre 7500 abitanti. Le chiese più importanti sono la Chiesa Madre, dedicata allo Spirito Santo, ricostruita dopo i terremoti che precedettero l'eruzione del 1669. Il suo campanile, a differenza del prospetto, non ha mai subito modifiche e presenta un doppio basamento in pietra lavica. È attorniato a diverse altezze da tre cornicioni che segnano lo spazio rispettivamente dell'orologio, delle campane e dell'aguglia. La chiesa custodisce la statua di Sant'Antonio di Padova, portata in processione in occasione della festività del 13 giugno. La chiesa di Santa Maria delle Grazie, ad un'unica navata. Al suo interno conserva una pregevole statua lignea della Madonna delle Grazie ed il simulacro di Sant'Antonio Abate. La chiesa di San Francesco di Paola, costruita all'inizio dell'Ottocento nel luogo denominato Piano delle Forche, dove fino a pochi anni prima avvenivano le impiccagioni. La chiesa di San Giuseppe, ultimata nel 1886. Presenta una semplice facciata adornata da un portale di pietra lavica. Il campanile è a cupola in pietra bianca. La chiesa Madonna del Carmelo, che sorge nella parte più antica del paese e si innalza al culmine di un'antica scalinata. La chiesa delle Anime del Purgatorio, intitolata ai santi Cosma e Damiano. Era originariamente la cappella della famiglia Gemellaro, la cui abitazione sorge proprio alle sue spalle. Il territorio di Nicolosi è anche ricco di importanti altarini che ricordano appunto i numerosi eventi legati al difficile rapporto con il vulcano.
come quello dei Tre Altarelli, un monumento a tre arcate in cui sono dipinte le sacre immagini dei tre santi protettori del paese, la Madonna delle Grazie, Sant'Antonio di Padova e Sant'Antonio Abate. Fu edificato nel 1776, proprio nel luogo in cui il fronte lavico di quell'anno si arrestò dopo che gli abitanti vi avevano portato in processione i simulacri e le reliquie dei santi protettori. L'altarino di Sant'Agata, un piccolo edificio di culto che ricorda il luogo dove l'allora arcivescovo di Catania, beato cardinale Giuseppe Benedetto d'Usmet, nonostante l'opposizione di gran parte delle autorità civili, portò in processione il sacro velo di Sant'Agata, la santa patrona di Catania, affinché, per sua intercessione, l'abitato di Nicolosi potesse essere liberato dalla minaccia dell'eruzione del 1886. Inizialmente si trovava a livello della strada, ma quando in epoca fascista fu realizzata la strada provinciale per l'Etna, si rese necessario lo spianamento del terreno circostante, che richiese la realizzazione di una scalinata d'accesso in pietra lavica. L'altarino di Sant'Antonio alla Sciara, realizzato nel 1960 nel luogo più vicino all'abitato raggiunto dalla colata lavica del 1886, in segno di ringraziamento dal popolo nicolosita. Un altro luogo di liturgia e adorazione è il monastero benedettino Giuseppe Benedetto d'Usmet, edificato all'interno del parco dell'Etna ed immerso in un clima di silenzio, preghiera e serenità. Rimesso in attività nel 1996 per volere dell'allora arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Bommarito, è edificato alle spalle dei Monti Rossi, accolto da un'accogliente ed affascinante cornice, a contatto con la natura ed il verde dei boschi. Conserva una piccola cappella per le celebrazioni feriali ed un grande salone utilizzato per le celebrazioni festive o come sala conferenze per gruppi numerosi. Ci troviamo in piazza Vittorio Emanuele II, cuore pulsante di Nicolosi. In questa piazza, che è stata modificata all'inizio degli anni 60, 1961, come potete vedere alle mie spalle, dove ci sono due riquadri in pietra lavica ceramizzata, che uno appunto raffigura la vecchia piazza di Nicolosi com'era appunto prima delle modifiche apportate nel 1961, dove si può notare appunto il vecchio municipio, il Palazzo dei Moncada, il Circolo dei Nobili, da dove appunto nel 1886 il cardinale Giuseppe Benedetto d'Usmet parlò ai nicolositi che tornavano da Pedara dopo l'eruzione del 1886 e alcune case tipiche della zona etnea. È il luogo dove si trova la chiesa madre, che è la chiesa principale di Nicolosi, costruita all'inizio del Settecento dopo la disastrosa eruzione dell'Etna del 1669, che praticamente con i terremoti che precedettero quell'eruzione fu in parte demolita e poi ricostruita anche dopo il terremoto del 1693. C'è una vecchia tradizione che, consolidata anche per la presenza dei padri benedettini qua sulle pendici dell'Etna, che il toponimo delle Nicolosi deriva appunto da San Nicola l'Arena, appunto che era il vecchio nome del monastero dei Benedettini, che qua si insediarono fin dall'anno 1154. Siamo sotto il campanile della Chiesa Madre, costruito in pietra lavica, è il più vecchio monumento di Nicolosi ed è stato costruito insieme alla Chiesa Madre, che è dedicata allo Spirito Santo fin dalle sue origini, che pare risalgono all'inizio del 1600, pare a 1603. All'angolo del campanile è posto questo stemma in pietra lavica che raffigura una colomba e che è appunto il simbolo dello Spirito Santo. La pietra lavica è uno dei simboli anche di Nicolosi, infatti fino a non moltissimo tempo fa non era difficile sentire il picchiettio degli scalpellini che lavoravano la pietra lavica. Ci troviamo in un angolo della piazza di Nicolosi, che tutti i nicolositi chiamiamo Isterne 9, perché appunto fu il luogo dove nel 1818 fu realizzata la
la cisterna ad opera di Mario Gemellaro. Fu realizzata appunto per sopperire alla mancanza di acqua e c'è un sistema di grondai che dal tetto della chiesa madre riempiva questa cisterna. Alle mie spalle c'è una lapide che ricorda appunto il momento in cui il sovrintendente San Martino del Regno delle Due Sicilie, il sovrintendente della provincia di Catania, autorizzò la costruzione di questa cisterna e ne disciplina l'uso. Ci troviamo nella farmacia Bonaccorso di Nicolosi e mi starete chiedendo che cosa c'entra un proiettore cinematografico degli anni 50 in una farmacia. Questo edificio è l'ex cinema teatro Colosseo di Nicolosi, punto di riferimento per la cultura del paese, e in realtà oggi è stato interamente ristrutturato. Lo vedete come era agli inizi degli anni 50, è stato costruito nell'immediato dopoguerra come teatro e come cinema, è stato in attività fino ai primissimi anni 80 e adesso, dopo un lungo periodo di declino, è stato ristrutturato, riportato alla vita e ospita la farmacia e non solo. Questo proiettore ad oggi è visibile nella hall della nostra farmacia. E comunque il fatto di essere un punto di riferimento per la cultura del paese rimane, perché il nostro obiettivo è stato anche quello di ospitare delle opere di artisti emergenti del territorio, anche per far rimanere il collegamento tra la salute e la cultura della zona. Ci troviamo a Casa Gemellaro, oggi sede di un museo vulcanologico. I Gemellaro sono una delle più importanti famiglie nicolosite. Arrivarono qua a Nicolosi dopo il terremoto del 1693, provenivano dalla provincia di Messina. Erano una famiglia numerosa, erano 13 fratelli, ma i più famosi sono i primi tre. Famosi perché questa casa, che si trova nella parte più vecchia del paese, fu utilizzata dai fratelli Gemellaro per ospitare i famosi ospiti illustri che nel corso dell'Ottocento e fine Settecento vennero a Nicolosi nel periodo del Gran Tour, e mi riferisco a Brydon, Noel e a Gate. Il museo vulcanologico nasce con l'intento di riavvicinare le persone non solo del posto ma anche chi viene da paesi stranieri a quello che è il vulcano, l'Etna, perché molto spesso non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati a vivere con una montagna così spettacolare, e si fa anche spesso l'abitudine a vedere il vulcano ma non riusciamo più a coglierne l'aspetto spettacolare. E per ritrovare un po' questo senso di stupore, di meraviglia, basta pensare a un po' le proporzioni che ha questo fenomeno. Abbiamo delle colate che raggiungono chilometri di distanza, abbiamo delle esplosioni che possono arrivare anche a 12 km di altezza. E quindi credo sia importante soprattutto far riscoprire alle persone che vivono qui la bellezza del vulcano e ridare loro un rapporto col territorio. Ci poniamo infatti come associazione l'obiettivo di ricucire il rapporto tra gli abitanti e la montagna, e per questo ci rivolgiamo soprattutto anche alle scuole, ai bambini di tutte le età, per far riscoprire loro la bellezza di questo territorio. Un altro sito di notevole importanza è il Museo della Pietra Lavica Ceramizzata, guidata dal maestro Barbaro Messina, l'artista paternese che crea le sue opere pittoriche direttamente sui frammenti di pietra lavica
sottoposti poi ad un processo di ceramizzazione in forni ad alta temperatura. Nei decenni Barbaro Messina ha divulgato la sua tecnica artistica, facendo crescere generazioni di artigiani, in particolare del territorio etneo. Nicolosi conserva anche una casa museo della civiltà contadina, dove è possibile ammirare attrezzi e strumenti utilizzati per le attività contadine, oggetti che testimoniano la vita quotidiana dei nicolositi nei secoli passati. Ci troviamo ai crateri silvestri. La loro formazione risale all'eruzione del 1892 e costituiscono l'apparato eruttivo principale. Intitolati al noto vulcanologo Orazio Silvestri, i crateri oggi sono tra i coni più noti dell'intero edificio vulcanico, in quanto si trovano a ridosso dell'area del rifugio Sapienza e della funivia dell'Etna. Tra le tante località importanti alla base dei crateri sommitali, vi è la località Torre del Filosofo, a quota 2920 metri sul livello del mare. In questa zona, anticamente, erano presenti dei ruderi romani che vennero denominati proprio Torre del Filosofo in ricordo del filosofo agrigentino Empedocle, che salì sull'Etna per studiarne i fenomeni eruttivi e vi pose la propria dimora. Secondo una leggenda, il filosofo morì gettandosi a capofitto nella bocca del vulcano per scoprire il segreto della sua attività eruttiva. Nicolosi, oggi come nel passato, è la meta più ambita dai turisti di tutto il mondo in transito per la Sicilia. Lo stretto legame tra il paese ed il vulcano che lo domina lo identifica come catalizzatore del fattore più fiorente del territorio siciliano: il turismo. Siamo assolutamente certi di poter confermare che Nicolosi è tra i territori più interessanti e affascinanti della Sicilia.